Ciao a tutti e bentrovati a una nuova lezione di nomanticherie. Quell'argomento di oggi apparentemente ha poco a che fare con lo scrapbooking, ma in realtà non è proprio così, perché la teoria che vi racconterò oggi ha anche un atto pratico, una realizzazione pratica nel mondo dello scrap e più precisamente nel mondo del card making, anche se prima o poi un low con questa tecnica lo potrei anche fare. Oggi vi parlo di circuiti elettrici. E come avremo visto, il mercato scrap e comunque la fantasia di tante creative ci mostrano com'è possibile realizzare delle card o dei progetti interattivi con l'uso delle lucine. Ma utilizzare queste lucine non è difficile, ma non è neanche semplice come uno possa immaginare. Per poter comprendere appieno come funzionano questi componenti e quindi come progettare al meglio una realizzazione, è bene sapere alcune nozioni fondamentali sulla corrente e sulla teoria dei circuiti. Quindi iniziamo subito con il dire che la corrente elettrica altro non è che uno spostamento di cariche. Non entriamo nel merito degli atomi, delle cariche positive e negative, non ci interessa. Focalizziamo l'attenzione solo sulla parte che ci interessa. Quindi la materia è formata da atomi, atomi sono formati a loro volta da delle particelle che sono più o meno libere di muoversi all'interno della materia. Quindi queste cariche si muovono in maniera disordinata all'interno di una materia, di un oggetto, di una sostanza per effetto dell'energia termica. Quindi fino a qua poco ci interessa. La cosa cambia nel momento in cui andiamo a generare una differenza di potenziale, quindi andiamo a far sì che ci siano lungo la materia un polo positivo e un polo negativo, cioè ci sia una parte carica in maniera diversa da un'altra parte opposta alla materia. Questo fa sì che tutte le cariche che prima si muovevano in modo disordinato adesso seguano un moto ordinato che va dal polo positivo al polo negativo. Fidatevi, ok? Quindi questo spostamento ordinato di cariche si chiama corrente elettrica. Qual è quell'oggetto, quell'entità che ci permette di creare una differenza di potenziale? È la batteria. Ok? Quindi già cominciamo a dare una connotazione reale a questa frase altamente teorica che io sembra aver detto. E dove si muove la carica elettrica? Si muove lungo tutta la materia, o meglio sui conduttori. Quindi ci sono dei materiali lungo i quali è più facile vedere, sentire scorrere le cariche elettriche piuttosto che altre. Quindi abbiamo un oggetto che ci dà la differenza di potenziale, un oggetto conduttore e delle cariche elettriche presenti nella materia stessa. Quindi abbiamo già tre componenti. Quindi abbiamo detto che la batteria è quell'oggetto che ci permette di creare una differenza di potenziale. Il nostro conduttore, banalmente, nei circuiti è il filo di rame. Nell'ambito del card making e dei nostri lavori con la carta, è il nastro di rame, che ha tutte le caratteristiche del filo di rame, in quanto il materiale è quello lì, in più ha un lato adesivo che ci permette di fissarlo alla carta e di quindi andare ad impostare in maniera più stabile quello che è il circuito. E quindi questi sono le nostre componenti. Dovremmo semplicemente piazzare le luci a questo punto. Quindi le luci, i LED, sono dei componenti che reagiscono, che per incandescenza o per qualsiasi altro processo, al passaggio della corrente generano della luce. E quindi queste sono le componenti del nostro circuito. Quindi, ricapitolando, sperando di essere stata chiara, perché sto cercando di portare proprio al minimo le nozioni per non andare troppo nel tecnico scientifico. Quindi il nostro circuito è un insieme di componenti che
consente il passaggio ordinato della carica elettrica e quindi a questo punto di poterla utilizzare a nostro piacimento. Come si genera questo flusso di corrente ordinato? Con la batteria, attraverso il conduttore. Ci sono vari modi di disegnare e realizzare un circuito. La cosa fondamentale che dobbiamo sapere è che per convenzione, quindi è una scelta di notazione, è un accordo preso tra la comunità scientifica, la corrente elettrica si sposta dal polo positivo al polo negativo. Per cui quando noi andiamo ad aprire le nostre confezioni di LED piuttosto che la batteria, entrambi questi elementi saranno caratterizzati da un più e da un meno. La posizione di questo più e questo meno indica il polo positivo e il polo negativo. Quindi per consentire alla corrente di transitare, dobbiamo in qualche modo incanalarla in un senso unico. Quindi il polo positivo del LED dovrà essere connesso attraverso il conduttore con il polo positivo della batteria. Analogamente, il polo negativo della batteria dovrà essere connesso al polo negativo del LED. Questo è fondamentale. In questo modo si viene a creare una strada, come quando giocavate a biglie sulla sabbia, no? Andiamo a creare una strada che permette alla nostra corrente, quindi alle nostre biglie, di seguire il percorso che noi gli stiamo indicando, seguendo appunto un senso unico. Forse così è un po' più chiaro. Quindi, quando andiamo a disegnare un circuito e lo andiamo soprattutto a realizzare, dobbiamo tener conto innanzitutto di questo concetto, più con più, meno con meno. E poi andiamo a vedere com'è una batteria e qual è il polo positivo e qual è il polo negativo di una batteria, perché ci sono diversi tipi di batterie, ma accantoniamo per un momento l'argomento. Ci sono, dicevo, due modi di realizzare dei circuiti: i circuiti in serie e i circuiti in parallelo. Sono due conformazioni, due strutture tecniche che hanno dei comportamenti diversi. I circuiti in serie sono dei circuiti che vedono in serie, quindi in concatenazione diretta l'uno con l'altro, i vari elementi del circuito: batteria, uno più LED e interruttore. Ovviamente l'interruttore non è, lo dice la parola stessa, interrompe il circuito, quindi interrompe il passaggio di corrente e fa sì che si spengano le luci. Circuito aperto, luci spente, circuito chiuso, luci accese. E anche questo è un concetto importante quando andiamo a realizzare le card interattive, perché nel momento in cui con una componente del card mobile andiamo a chiudere il circuito, andiamo a consentire il passaggio della corrente e quindi l'accensione delle lucine. Dicevamo quindi i circuiti in serie e i circuiti in parallelo. Il circuito in serie è il susseguirsi uno dietro l'altro dei vari elementi del circuito. Se per qualche motivo viene a essere interrotto il circuito, vuoi perché abbiamo aperto l'interruttore o perché magari si fulmina un LED o si rompe il circuito in un qualsiasi altro punto, tutte le luci smetteranno di funzionare e tutto il circuito verrà interrotto. Avete presente le lucine dell'albero di Natale? Quando se ne fulminava una, non funzionavano tutta la serie di lucine. Questo è il concetto. Poi magari negli appunti che vi fornirò, vi farò uno schemino che vi permette di individuare già nella fase di progettazione la differenza tra un circuito in serie e l'altro tipologia di circuito, che è appunto il circuito in parallelo. Il circuito in parallelo vede tutte le varie componenti non collegate una dietro l'altra, quindi il polo positivo di una con il polo negativo dell'altra, il polo positivo di una, no, ma collegati in modo tale che se io vado ad interrompere, a togliere una lucina, tutte le altre continuano a funzionare. Quindi è come se fossero tanti circuiti in serie collegati in maniera indipendente alla stessa batteria, ognuno con il proprio interruttore. In questo modo, se si va a fulminare una sola delle lampadine, uno solo dei LED, le altre continuano a funzionare.
Questo è un concetto che dobbiamo tenere bene a mente, dipendentemente da come vogliamo andare a realizzare la nostra card. Quindi, se sappiamo che una card è particolarmente delicata, che la chiusura del circuito potrebbe andare a generare un'usura, una rottura e quindi far perdere di valore alla card, allora forse è il caso di sforzarsi un attimino di più e cercare di progettare un circuito in parallelo, piuttosto di una card molto semplice che vede una o due luci al massimo, e quindi a quel punto non ha senso inventarsi una struttura così complessa, ma è sufficiente quello base. Quindi con gli schemini sarà tutto più chiaro sulla serie parallelo, fidatevi sulla parola. Magari poi andate a risentire la lezione quando avrete davanti i disegnini, questo vi aiuterà sicuramente. E quindi abbiamo, ricapitolo sempre per essere certa che i concetti siano chiari. Quindi circuito è un insieme di componenti che consente il movimento ordinato delle cariche, che è la corrente. Questo movimento ordinato si genera a causa della presenza di una differenza di potenziale determinata dalla batteria. Convenzionalmente la corrente si sposta dal polo positivo al polo negativo, quindi tutti i componenti dovranno essere collegati secondo queste polarità. L'interruttore interrompe il circuito e quindi interrompe quando aperto il flusso di corrente, e quindi l'apertura e la chiusura del circuito determina l'interattività della nostra card. E l'ultima cosa che ci manca, per completare, per chiudere l'argomento sui circuiti, è un attimino la polarità della batteria. In una pila stilo, per esempio, quelle che stanno nel mouse piuttosto che nel telecomando della televisione, è molto facile capire qual è il polo positivo da quello negativo, proprio perché hanno una forma fisica completamente diversa. Cioè uno ha un bottoncino nella parte superiore, mentre l'altro ha un incavo. Quindi quello è il polo positivo e il polo negativo. Più difficile è capirlo quello sulle batterie a bottone, che sono quelle che solitamente vengono utilizzate all'interno delle card. Bene, in genere la parte perfettamente piatta e liscia è il polo positivo, mentre la parte concava, quella che ha un po' di gobbetta, un pochino più piccola di diametro, è il polo negativo. Ma comunque è sempre indicato sulla batteria. Quindi importante è, quando andiamo a realizzare un circuito elettrico per una card, scusate, e andiamo ad utilizzare una batteria a bottone, non è che con il nastro di rame dobbiamo passare sopra la batteria ed è sufficiente. No, il polo positivo del nostro LED dovrà essere connesso al polo positivo della batteria, mentre il polo negativo del nostro LED dovrà essere collegato al polo negativo della batteria. Quindi praticamente il nostro nastro di rame dovrà prendere sopra e sotto del bottone. Quindi una parte del nastro di rame dovrà toccare il sotto della batteria e una parte e un altro pezzo di nastro di rame dovrà toccare il sopra della batteria, perché la corrente non passa lungo il filo, ma dal filo attraverso la batteria, di nuovo attraverso il filo. E quindi è il fatto che la batteria sia tra i due conduttori che consente il passaggio della corrente. Questo è fondamentale, altrimenti le nostre lucine non si accenderanno mai. Ok? Quindi, come suggerimento, prima andiamo a realizzare il nostro circuito chiuso. Quindi con il nastro di rame due pezzi, uno per il polo negativo e uno per il polo positivo, qualora fosse l'unico LED che vogliamo andare a connettere. Quindi prima lo facciamo in questa maniera chiusa, in modo da essere certi di aver collegato bene le polarità dei due elementi, e poi andiamo a interrompere il circuito dove vogliamo andare a mettere l'interruttore o il gioco interattivo della card stessa. Ok? Quindi, detto ciò, vi mostro le confezioni. Trovate su Romanticherie questa confezioncina qua, che è il kit base, che comprende tre LED, tre lucine e del nastro di rame
sufficiente per realizzare questa specifica card. Ovviamente questo non toglie che voi possiate non realizzare il progetto contenuto nella confezione, ma inventarne uno proprio. Un'altra avvertenza che mi viene da darvi, quando andate a progettare il circuito, state molto attenti alle dimensioni del LED, vedete, è molto piccolo, è un triangolino. Il filo di rame deve toccare bene la parte positiva con la parte negativa, quindi quando il rame va a toccare, deve andare a toccare il LED, mi raccomando, non lo mettete troppo distante, cioè fate in modo che questa area appoggi esattamente sopra il nastro di rame, altrimenti la corrente non riesce a transitare. Ora, con questo credo di avervi detto tutto, senza dove stavo sfogliando velocemente i miei appunti. Se avete qualche domanda, sarò ben felice di rispondere. Potete porla sia sul canale che sul gruppo, e in entrambi i casi cercherò di rispondere. E quindi non vi resta che augurarmi un po' di divertimento con le lucine per realizzare tante card interattive e tanti progetti luminosi anche con la carta. Grazie per avermi seguito, ci vediamo alla prossima video lezione. Ciao!